Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, in questo nuovissimo format sul canale Marco Romboli. Reaction a film che riguardano l'aviazione, in cui ci sono aerei, in cui ci sono cose sbagliate o giuste. Ne chiacchiereremo assieme a Giacomo, pilota ATPL. Abbiamo un setup a tripla fotocamera un po' slim doggoso e abbiamo quella fotocamera lì che penso sarà il vostro unico modo per vedere il film, almeno solo per questo primo episodio, perché bisognava che questo primo episodio fosse dedicato a un film, ma un film di animazione, non un film con gli attori. Uno dei miei film preferiti in assoluto, l'ho rivisto troppe volte. Un film che veramente, per quanto di animazione, per quanto disegnato, ti fa appassionare di aviazione, Porco Rosso. E il fatto che abbiamo quella fotocamera come unico modo per farvi vedere il film è perché lo studio Ghibli è tipo mega fiscale per il copyright. Già mi hanno abbattuto 3 volte un video per 10 secondi di clip. Speriamo che questo primo episodio sopravviva. Let's go. Quante volte l'hai già visto? Troppe. Che poi sai, io non riguardo mai i video 2 volte. Sì, cioè, neanche una seconda volta. Io i film li ho visti, buon fine. Questo in continuazione. E Porco Rosso, sì. L'ho visto abbastanza volte da sapere a memoria il testo di tutte le canzoni giapponesi, della canzone francese di Gina, e non parlo né francese né giapponese. Allora, ecco, premessa doverosa. In questi video ci saranno parziali spoiler. Cerchiamo di non spoilerare mai il finale di nessun film. Sarà un episodio per ogni film. Ma va visto prima di guardare questo video. Sì, in ogni caso, ecco, guardatevi il film prima, lo trovate su Netflix, del 1992. Ma ambientato tra le due guerre. Queste tavole dello studio Ghibli, non so perché, sono solo rocce bianche croate, però sì, è ambientato in Croazia, tra l'Italia e la Croazia, e parla di idrovolanti. Guardate che bello, quello che è un idrovolante di fantasia ma che è praticamente preciso, un Macchi M33. È proprio lui, è questo. Atterraggio un po' duro. Voglio un idrovolante così nella vita. Ok, comunque il protagonista è questo maiale antropomorfo. Se uno guarda il film prestandoci attenzione, capisce bene perché sia un maiale. Cioè è un simbolo della misantropia, del fatto che abbia rifiutato la propria umanità dopo aver combattuto da soldato la prima guerra mondiale e aver visto gli orrori della guerra ed essere schifato dall'umanità. Il livello di combattimenti aerei di Porco Rosso è stupendo. Bellissimo. Ecco, questa cosa qua, chissà se è mai esistita. Beh, i segnali con la pistola sicuro. I segnali con la pistola luminosa, sì. Le bandierine anche, cioè nel senso, si usano ancora adesso. Come meccanismo di emergenza. Le frecce, boh, credo pure. Attenzione, vedi le mappe. Tra l'altro, chissà se esistono questi posti, boh. L'ho cercato e non esistono. No. Una volta mi sono messo a googlare tipo tutti i nomi di tutte le isole, sperando di trovarne almeno uno. Però l'isola di Porco Rosso esiste veramente. Sì, non è un'isola, è un'insenatura sulla costa, sì, però ha proprio quella forma. Che spettacolo, dobbiamo andarci. Sì. Piantata a motore. Non è un film sull'aviazione, se sono piantata a motore. Esatto. Cioè, ho fatto pure le animazioni degli alettoni che si raddrizzano. Sì, diciamo non avevano l'accento ore. No, proprio. Come ti è venuta questa? Questo secondo me esiste sicuramente. Sì, esiste sicuramente come aereo. Beh, ma gli idrovolanti passeggeri così esistevano. È quello che voleva fare Caproni con il CA60 gigantesco. Esatto. Rompere un intercettamento così facendo il triplo. È procedura standard come nel video. Ah, procedura standard. Sì, sì, sì. Questi aerei dentro sembrano più delle navi che degli aerei. Bello erano. La grafica, cioè, questi movimenti 3D li hanno fatti a penna, disegnati. Assurdo. Chissà se questo, il fatto che gli arriva da dietro e si alza verso l'alto ed è tutto così ondeggiante, se abbiano ragionato sulla turbolenza di scia. Ma credo di sì. Beh, non lo so, però credo di sì. In effetti ha senso fisicamente come cosa. Mm. Anche perché quello lì è molto più grosso dell'altro aereo, quindi di turbolenza ne fa di più. Eh sì, questo qua è molto più pesante. Tra l'altro in quello originale c'erano i tubi di pitot al posto delle mitragliatrici. Bellissimo, però con il motore sospeso sopra. Sì, cioè. Sì, hanno alzato l'ala e l'hanno è solo un po' più però la benza ce l'aveva qua sotto. Questi qua sono i 2 serbatoi della benzina. Sì, sì, sì. E i radiatori qua fuori. E qua usa taxi, un lungo taxi. Il Curtis lì invece esiste. Punto. Il Curtis sì. È uguale, il Curtis. Questo idrovolante C32. Nero, bluastro, boh. Anche quello è bellissimo. Però è un idrovolante vero, con i galleggianti. Quello di Porco Rosso si chiama barca volante, perché usa la fusoliera come scafo. Il fatto che morissero spesso i piloti è piuttosto verosimile, purtroppo, nel senso. Nella guerra. Anche, abbiamo visto che. Ma sia nella guerra, sia gli standard di sicurezza, sì, e di manutenzione degli aerei. Beh, però c'è da dire che si lanciavano anche tante volte. Venivano abbattuti più volte gli assi della guerra. Questo qua c'è anche il motorino di avviamento comunque. Mentre Porco Rosso deve andare a spingere a mano l'elica. Guarda che tavolo, guarda che italianità. Qui non ho mai capito da dove sia. Banca Nazionale. Sì, questa è l'Italia secondo me. Inizio della propaganda fascista. Questa è una cosa che facevano
Chi? Sì. I vietnamiti in Vietnam anche. Vabbè, ma comunque no, sì, in generale è una manovra abbastanza standard. Se devi attaccare ti metti nel sole così gli altri non ti vedono. Come facevano a parlarsi con il morse? Ma secondo me non parlavano col morse tipo A, B, C, D, avevano delle abbreviazioni. Ah. Tipo... ma così per litigare non puoi avere abbreviazioni. Una cosa che non ho mai notato, il no step. Ah sì. Sulla fusoliera. No step sulla fusoliera con l'impronta. Morte ai porcelli. Ecco, questi non so se... Questi, esatto. Mi sono sempre domandato se... Gli idrocaccia io non so se esistano. Cioè, nel senso, questi qua... Dei caccia con le... Vabbè, che poi... Quelli sicuro esistono anche catapultati. Il fatto che... Ah, esistono sì. Che li lanciano così con la catapulta, sì, è figata. Però no, quel modello lì, non lo so. Sicuramente non apriva le ali mentre aveva già il motore acceso e dopo lo buttano fuori senza controllare neanche che la lascia agganciata. Di solito le ali si aprivano... C'erano i Corsair nella guerra che li aprivano idraulicamente, ma secondo me questi qua li aprivano a mano. Questi, invece i piloti esistono. I nomi, cognomi? Sì. Sì, qui sembra che stia partendo, in realtà è una prova a motore. Ah, ecco, sì, manutenzione fatta in casa. Vabbè che è su un'isola deserta, è un porco su un'isola deserta, quindi ci sta che se si faccia la manutenzione lui. È certificato. Però, esatto, non c'era da dover firmare un meccanico certificato all'epoca. Quanto belle sono e rilassanti le riprese. Questo qua non ho mai capito che cosa sia. Sarà il primer, la pompa della benzina. Ah, il primer. Ok, lo spieghiamo nel video. Il primer è semplicemente una piccola pompetta che nebulizza carburante nel carburatore. Perché così invece che pescare aria pesca ulteriore benzina. E quindi c'è più benzina che è già nebulizzata, che insomma brucia meglio. Tra l'altro, non so se ci leggete da quella fotocamera, ma idrovolante da corsa Macchi 33, che è quello di Porco Rosso, motore Curtis. Quindi il tizio, il nemico, ha il nome del motore di questo... Aviazione costosa a parte 9472. Esatto. Se non si fosse capito, servivano soldi per volare anche negli anni 30. Guarda che bella la progettazione dell'aereo. Test motore in hangar. Si faranno con l'elica i test motore? Eh sì, probabilmente per avere il drag. Sì. E anche per raffreddarlo comunque. Giustamente. Forse per i test si usava un'elica più piccola. Cioè tipo... Però il castelletto di acciaio così a trapezio su cui montavano il motore... È bellissimo. L'ho visto anche dal vero. Nelle manifestazioni... Montano delle eliche ridotte, tipo quando fanno i test sui carrelli, quelli attaccati dietro ai trattori. Sì, sì, chiaro. Perché altrimenti tira via altrimenti un camion. Spacchi tutto. Sì, esatto. Fai volare via il capanno. Ma che bello, deve essere costruire gli aerei tagliando delle assi di legno. Questi aerei erano un'opera d'arte, uno diverso dall'altro. Pensa se sbagli di un centimetro una delle centine. Non si allinea. Quanto ti cambia il profilo alare, quanto ti cambia... Qui è bellissimo il fatto che in un film d'animazione guardino un cartone animato al cinema e che però il maiale sia l'antagonista. Infatti Ferrarina gli dice guarda che un maiale comunque anche volando rimane un maiale. Ferrarina è più realista, lui vola per l'esercito, dice frega niente se sono fascisti. L'unico modo per volare è con l'esercito. È volare con uno sponsor, dice, con qualcuno insomma che abbia i soldi per farti volare. Ma infatti era così anche nella realtà, perché tutte le crociere atlantiche di Balbos erano tutte fasciste. Deve aver fatto un botto di ricerca, cioè sono giapponesi questi qua, sì, sono giapponesi negli anni 90, cosa ne sapevano dell'Italia? Si sono messi lì a far tante di quelle ricerche. Ok, dopo la manutenzione in cui in realtà hanno rifatto tutto l'aereo, qui sta ripartendo da Milano. Qui praticamente stanno decollando dai navigli di Milano. Sono nei navigli. E dopo aver rifatto totalmente l'aereo in questa fabbrica a Milano, qui, che gli si butta l'aereo, va bene, chiaramente non così bancato nella realtà. Però non gli funziona più l'alettone. L'alettone si sta scontrando con l'acqua, usa il compensatore! Gli dice di usare il trim, che prima non aveva. Gli ha montato un trim dell'asse del rollio. Comunque non so se sia fattibile fare questa cosa qua, però se decollavano da un po'. Probabilmente sì. Partivano, sì, esatto. Partivano dai, cioè non passavano sotto i ponti. Qui c'è un problema dei ponti, ma... Sì, però decollavano tra un ponte e l'altro, atterravano tra un ponte e l'altro, quindi... Qui pianura padana e abbiamo l'occasione di vedere un sacco di bellissime tavole con il nuovo idrovolante a schermo intero che, ragazzi, è diversissimo. Cioè, uno dice, boh, è sempre un aereo rosso che vola a terra sull'acqua, ma sì, ha una se forma... Se ci fate caso è completamente Se ci fate caso gliel'hanno rifatto tutto, infatti parlavano di cambiare il profilo alare, di... Ma anche lo scafo è molto diverso. Radiatore, coda. Il motore chiaramente è quello nuovo. Pensa a questa bambina che è la prima volta in vita sua che vola. Non c'erano i Ryanair per andare in vacanza all'epoca. E anche questo qua esiste. Questo era dell'aeronautica, l'ho visto in qualche museo. È al museo di Vigna di Valle. Ah, il Vigna di Valle! Vi mostrerò in questo momento una foto di me sotto quell'aereo, con giusto qualche anno in meno. Che bello doveva essere volare a casissimo. Secondo me ti perdevi tantissimo. No, ma dai. Beh, sapevi che di là c'era il mare. Sapevi che non c'erano traffici più che altro. Sì, cioè, il cielo era tutto avevi tuo. La libertà totale.
pigli tu. Voli, vai a caso. Ah, che bellezza. Passi bassissimo, tanto nessuno ti dice niente. Esatto, non ha nemmeno le marche da leggere. Questo sempre bam, bellissimo, sulla costa, deve essere delle parti di Venezia. E questo, che è la locanda di Gina, in realtà è ispirata alle isole del Lago Maggiore e del Lago di Como. Dove fai tutte le recensioni con i droni. Faccio le recensioni con i droni, esatto. Se notate è molto molto simile. Vabbè però. Miyazaki ha fatto un viaggio in Italia, è venuto sui laghi a vedere il panorama e quindi gli è rimasto impresso. Si è innamorato, totalmente. E questi sono i giardini Borromei. Ah, giusto, esatto, giardini Borromeo. Questo. Questo è palesemente un aereo di Caproni. È un Caproni sicuramente, sì. Le ali sono di un Caproni. Però così idrovolante, sai che non lo no, so. No, idrovolante non so se l'abbiamo mai fatti, non lo so. Però comunque sì, è uno dei primi aerei, cioè, qui stanno, è come se fosse proprio nei primi 10. Del Novecento, anni 10. Però si è ispirato tantissimo a Caproni. È super verosimile con il motore appeso sopra, sì. Con le linee della benzina, si vedono addirittura i tubi della benzina che vanno su e giù. Andiamo a fare il rifornimento, se non smetti di chiacchierare ti morderai la lingua. Un minuto di silenzio per il rifornimento. Il rifornimento, e anche là si la mette. Avevano dei prezzi, esatto. Della benzina. Ok, allora non spieghiamo il contesto per evitare di spoilerare, ma qui a un certo punto siamo nel passato, durante la prima guerra mondiale, e questi sono Macchi M5 e sono precisi. No, che li usava veramente la Regia Aeronautica. Gli svizzeri non lo so. Questi? Questi svizzeri. Svizzeri no, no, sono austro-ungarici, sì. Austro-ungarici e tedeschi, sì, giusto. E gli svizzeri. Però sono molto simili, sembra quasi lo stesso aereo. È lo stesso aereo. Tra gli svizzeri e gli no, italiani. Sì, è lo stesso nel film, ma secondo me non lo usavano. No. Certo che dovevano essere proprio fuori per usare idrovolanti come aerei da caccia nella prima guerra. Sì. Usavano qualsiasi cosa cui si potesse montare una mitragliatrice. Ma poi gli idrovolanti erano comodi perché decollavano. Sì, cioè, in assenza di piste decolavano ovunque. Anche perché non c'erano le piste. Esatto, esatto. Guardalo qua. Vedi che era un uomo all'epoca. Questo è l'unico pezzo di tutto il film dove si vede lui umano. Umano. Quanto sono belle le nuvole così. Lattose. VMC, contatto visivo col suolo. Affermativo. Intanto sei lì col GPS del telefono perché non sai dove stai andando. Anche qua sicuramente tutti questi aerei avranno un senso. Il bello è che sono sicuro che Miyazaki è talmente malato che è andato a prendersi tutti i modelli veri. E sono tutti diversi. Guarda, ce n'è uno addirittura metà saranno Caproni, sicuro. Con due code. Esatto, ne ha fatti talmente tanti Caproni. Ma poi era talmente tanto appassionato che secondo me li conosce tutti. E arriviamo al combattimento finale del quale non spoilereremo l'esito. Però per vedere le manovre, perché cioè l'aerodinamica di un aereo che vola non è mica semplice. Soprattutto farla realistica per un disegnatore di cartoni giapponesi. Però direi che ci sono riusciti molto bene. E ci sono riusciti molto bene. Cioè tutte queste manovre sono sensate aerodinamicamente. Ma credo anche come combattimento aereo, come manovre siano sensate. Ah, come manovre sì, proprio certo. Da manuale, dici. Qui hanno proprio voluto rappresentare la gente più italiana possibile. Il fatto che possano andare così vicino all'acqua ci sta. Anzi, sì. L'effetto suolo probabilmente. Se sei bravo lo fai tranquillamente. Ecco, scegli con essa in cima alle ali. Per una... come funziona questa? Tipo la pressione, fai troppa pressione con le ali da quanto stai correndo? Credo che sia quando... Hai angoli di attacco troppo alti sulle ali. Ok. Quindi ti si creano questi vorticini e di bassa pressione l'aria condensa lì dentro. Sui vortici di estremità l'aria. Per una questione di pressione, onestamente sì. Onestamente no. È come quando i jet militari... Lo vedi fare dai jet. Esatto, che tirano le curve con alti angoli di attacco e quindi si forma tutto sul bordo. Esatto. Che sembra un conetto di Mach, ma non lo è. E si forma tutta la condensa. Qua c'è un'altra visuale dell'aeronautica italiana. Esatto, anche questi aerei palesemente esisteranno. Sì, sono della Fiat. Fiat. CR32. Oh. Questi sono diversi. Questi sono gli S-55 della trasvolata di Balbo. Quelli con doppio quelli scafo. Quelli con doppio scafo, sì. Che belli sono. Che tra l'altro sopra non mi ricordo erano in 5, una roba del genere. Erano veramente grossi questi aerei. E sono andati là due volte, credo, in America. E la seconda li hanno venduti e sono tornati in nave. Ah, ci sono rotti. Infatti l'unico che esiste hanno fatto la trasvolata atlantica con quelli là. Sì, l'unico che esiste, se non sbaglio, in Brasile in un... L'effetto G. Confermi, sull'Aliante succede la stessa cosa. Beh, quando fai acro... 5G in Aliante. Anche se qua sembra che abbiano G negativi. La pelle sembra che li tiri sì. All'insù, mentre in realtà stanno richiamando, quindi dovrebbe tirargli all'ingiù. Sì, dovrebbe tirarla all'ingiù. E niente, ci sono un porco, un americano e l'aeronautica che sta arrivando e non spoilereremo il finale. Dovete vedere il film, anche perché io spero che dicendo questa cosa non mi segnalino per copyright, ma tanto i giapponesi non parlano italiano, quindi e mi abbatteranno il video lo stesso. Spero che questo video abbia avuto un senso, spero di riuscire a montarlo con un senso, spero di avervi raccontato qualcosa in più.
sull'aeronautica, sull'aviazione. I prossimi film saranno veramente film e magari analizziamo più approfonditamente meno scene. Qualcosa da dire? Guardate il film. Questo qua va guardato almeno 5 volte. Sì, ininterrottamente. Se non capite il finale, è molto probabile che la prima volta vi sfugga un certo particolare. Ecco, dovete guardare con molta attenzione durante il racconto finale di Fio quello che si vede. E se notate un piccolo particolare, pochi secondi dopo di questo momento, poi capite tutto. E niente, pollice in su, direi. Guarda quanti italiani li hanno fatti, quanti italiani! Per questo video è tutto, direi ciao a tutti. Ciao.